Veggente Picarreta. Messaggio di nostro Signore alla veggente. L'invasione straniera sarà un castigo per l'Italia. Dagli scritti di Luisa Picarreta. Continuando il mio solito stato tra privazione, pene ed amarezze, specie per tanti mali che si sentono dall'entrata degli stranieri in Italia, pregavo il buon Gesù che arrestasse i nemici e gli dicevo: era questa forse la Fiumana che tu dicevi nei giorni scorsi? E il buon Gesù, venendo, mi ha detto: figlia mia, era proprio questa la Fiumana che ti dicevo. E la Fiumana continuerà a scorrere, correre. Gli stranieri continueranno ad invadere l'Italia. Troppo se l'è meritata. Io avevo scelto l'Italia come una seconda Gerusalemme ed essa, per contraccambio, ha disconosciuto la mia legge. Mi ha negato i diritti che mi si dovevano. Ah, posso dire che non più da uomo si comportava, ma da bestia, e sotto il pesante flagello della guerra neppure sono stato riconosciuto, e voleva andare avanti da mia nemica. Giustamente si è meritata la sconfitta, e la continuerò ad umiliare fino alla polvere. Allora io, interrompendolo, dissi: Gesù, ma che dici, povera patria mia? Come sarai lacerata? Gesù, pietà! Arresta la corrente dello straniero. E Gesù mi rispose: figlia mia, con mio dolore devo permettere che lo straniero avanzi. Tu, perché non vuoi bene alle anime come me, ne vorresti la vittoria. Ma se l'Italia vince, sarà una rovina per le anime. La loro superbia deve giungere a tanto da rovinare quel poco d'avanzo di bene che c'è nella nazione. Sì, sarebbero additati ai popoli come nazione che sa fare senza Dio, ma, figlia mia, i flagelli continueranno, i paesi saranno devastati, li spoglierò di tutto. Il povero e il ricco saranno una sola cosa. Non hanno voluto conoscere le mie leggi. Della terra si erano fatti un Dio per ciascuno, ed io, con lo spogliarli, farò riconoscere che cosa è la terra. Col fuoco purificherò la terra, che è tanta la puzza che esala che non posso tollerarla. Molti resteranno sepolti nel fuoco, e così rinsavirò la terra. È necessario, lo richiede la salvezza delle anime. Te lo avevo detto tanto tempo prima di questi flagelli. Il tempo è giunto, ma non del tutto ancora. Altri mali verranno. Rinsavirò la terra, rinsavirò la terra. Ed io: mio Gesù, placati, placati, basta per ora. E Gesù mi rispose e disse: ah no, tu prega ed io renderò meno crudele il nemico. Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio, venga il tuo regno. Fa che per le colpe di alcuni, Signore, non paghi tutto il popolo italiano per questo scempio. Nel nome potente e glorioso di Gesù. Amen.